Pertanto, i 30.000 euro del premio Nuove Realtà Teatrali se li divideranno equamente. Il regista belga Guy Cassier, interprete di un teatro di fusione ed esplorazione tra i vari mezzi e linguaggi, l'ungherese Arpad Schilling, figura emblematica del rinnovamento teatrale nei paesi dell'ex blocco sovietico, il francese François Tanguy e il suo Théâtre du Radeau, e infine due artisti anticonformisti, geniali, provocatori e spiazzanti del panorama teatrale. Lo spagnolo Rodrigo García, detto il Terribile, che con la sua compagnia, la Carniceria Teatro, il teatro della macelleria, in realtà macella le nostre alienazioni e distorsioni della società consumistica e lo fa senza metafore poetiche, ma uccidendole dal vivo. E infine il nostro vecchio amico Pippo Del Bono, detto Pippo. Ecco a voi il nostro Pippo. Che con il suo teatro che scuote le coscienze non fa altro che darci pugni allo stomaco, ma anche metterci in una posizione di ascolto. La signorina è stata prescelta per toccarlo, prego. Grazie. Grazie, grazie. Ma al di là dei premi, degli assegni, dei riconoscimenti e delle targhe, il Premio Europa per il Teatro è soprattutto una ghiotta e unica occasione di fecondo scambio e confronto, un forum di discussioni, interviste, convegni, dibattiti che coinvolge più di 1000 fra artisti, giornalisti, critici, stampa, operatori TV, radio, addetti ai lavori di ogni parte del mondo. E naturalmente il Premio Europa è una kermesse di spettacoli dedicati ai vincitori che i premiati propongono dal loro repertorio o che creano appositamente per il festival in anteprima mondiale. E allora non resta che viverci questi 6 giorni, questo viaggio nella poliedricità, nella ricchezza e nella diversità dello spettacolo e dell'arte teatrale con la curiosità, la consapevolezza e anche l'auspicio che possa metterci in crisi, possa essere emozionante, provocatorio. Scioccante. E persino rischioso. Sicuramente illuminante. Ma innanzitutto si rivela itinerante questa 13ª edizione del premio. Da uno spazio scenico all'altro, da un teatro a uno studio cinematografico all'altro, con passeggiate corroboranti o su bus navetta, non c'è tregua, anche perché il programma, fra conferenze, incontri, happening e spettacoli, è più fitto che mai. E se non ci fosse stato un sole splendido e una condizione atmosferica ideale, sarebbe stata una prova ardua per i centinaia di accreditati provenienti da ogni dove. È mancato però l'agorà, il punto di ritrovo per fare quel sano gossip, quel confronto dialettico, peculiarità di questo evento internazionale. L'impatto col primo spettacolo, un doveroso omaggio al paese ospitante, non è di quelli che restano nella memoria. 50 minuti di performance, un divertissement incentrato sulle lettere di Mozart che scorre via veloce fra attori e marionette che recitano, ballicchiano, suonano, cantano e fanno un po' di gag. Simpatico, lieve, effimero. Tutt'altro che leggero, perlomeno per la durata, 8 ore di spettacolo fiume da fruire su scomode sedie, è invece Factory 2, il primo dei 3 lavori presentati qui a Wrocław dal vincitore del premio Christian Lupa. Una fantasia teatrale ispirata a Andy Warhol e alla sua Factory, uno spazio fisico, ricettacolo di giovani artisti newyorkesi che potevano dar libero sfogo alla loro creatività e libidine. Improvvisazioni artistiche, proiezioni cinematografiche, riprese a circuito interno, pantomime erotiche, nudi esibiti, esagitate esternazioni di filosofia estetica, lunghi silenzi, esplosioni fisiche e verbali improvvise. L'ho visto seguire la performance dall'alto come un direttore d'orchestra che guidava, dirigeva, viveva ogni momento
di questa creazione. Il regista non deve lasciare gli attori da soli e deve essere sempre presente e partecipare se vuole che lo spettacolo si sviluppi e cresca. Ma questo non significa che sono un burattinaio. Non li manovro, non li manipolo, li lascio liberi di creare. A volte però succede che durante le prove sono un tamburo. Un tamburo, sì, per dare un ritmo, per far entrare gli attori in sincronia con questo ritmo, ma anche per far avvertire sempre la mia presenza e creare così un dialogo sotterraneo fra me e gli interpreti. È vero che durante le prove capita di che si crea uno stato di trance, le loro prove? Sempre. Sempre. Sì, sempre. Ho letto in un'intervista che lui odia gli attori che non erano in grado, che non si sente in grado di esprimersi attraverso di loro, che dovrebbe smettere di fare teatro, ma che se continua a farlo è perché semplicemente è troppo vigliacco. Deve sapere che io per ogni spettacolo scrivo un diario e spesso nei miei diari scrivo, argomentando, che odio gli attori. Poi glielo do da leggere per vedere le loro reazioni. È un modo di picchiarci fra di noi, di non nascondere le nostre emozioni. È un po' come nel matrimonio. I conflitti ci sono. Se li reprimiamo si rischia di rovinare il rapporto. Se li esterniamo invece, se ci sfoghiamo, allora si riesce a purificare l'atmosfera. Il teatro deve essere come la puntura di uno scorpione nascosto sotto le rocce. Gli piace questa immagine? Sì, mi piace questo paragone. È vero, lo spettatore deve sentire questo attacco per poi difendersi. Ma più che dare punture di scorpione, lo spettacolo, incentrato sul mito della pop art americana, ha tramato, durante la sua mezza giornata di durata, ragnatele voyeuristiche in cui invischiare una platea spesso ridotta al ruolo di guardoni. Di tutt'altro tenore è The Presidents, tre donne, sintesi viva e concreta della meschinità e limitatezza umana, tre esseri appartenenti a un'umilissima classe sociale, la cui vita non va oltre la TV, un lavoro umiliante e il ricordo di un passato a cui cercano vanamente di dare dignità. Posso dire che le presidentesse presiedono le loro miserie? Certamente. Possiamo anche chiamarle le donne orfane, orfane della cultura. Una coscienza squallida, una memoria insipida, un linguaggio lacunoso e volgare, un orizzonte mentale fortemente condizionato da un materialismo piccolo borghese. Questi sono gli ingredienti di una vita che può diventare l'incubo di chiunque neghi i valori dell'amore e della cultura. Alle tre meschine non resta che annegare le loro miserie nell'alcol e dare sfogo ai loro sogni deliranti, alle loro ridicole illusioni, che alla fine si tramutano in una violenza cruenta e crudele, in un crimine assurdo e insensato quanto la loro esistenza. Meritatissimi gli applausi alle tre attrici mirabilmente a loro agio in ruoli così intensi e impegnativi.